Civil Week 2024, ci troviamo al Parco Trotter in compagnia di Giorgio Calabria, presidente degli amici del Parco Trotter. Cosa avete organizzato per questa Civil Week? Urca, tante cose, nel senso che in realtà è la terza edizione, è un'idea nata un po' dagli amici del Parco Trotter e dalla rete delle scuole senza permesso, che avevano deciso di fare una festa nazionale. Poi già 3 anni fa abbiamo detto, ma perché non facciamo qualche cosa caratterizzandoci sui migranti? Questo è accaduto anche l'anno dopo, quest'anno a maggior ragione con la Costituzione come tema della Civil Week siamo andati avanti. Quest'anno abbiamo avuto un incontro con l'assessore Bertolini in cui stiamo lavorando su una giornata della cittadinanza e ora ci sarà una serie di iniziative qua dentro, organizzate prima dalla rete delle scuole del permesso, gli amici del Parco Trotter, da Mosso che anche lei è il terzo organizzatore. E più avanti nel corso della giornata arriveranno balli folcloristici, ci saranno le comunità rumene, ci saranno gli indonesiani, ci saranno i bulgari, ci saranno tante iniziative sportive con le associazioni Wanao e quelle che stanno girando intorno a loro, cioè tanta roba. Quindi proprio un'inclusione di tutti. Su questo abbiamo lavorato, questo era il nostro intento fin dall'inizio. Il Trotter è un luogo stupendo, noi ricordiamo sempre che è un parco scolastico, che è una scuola dove ha un'alta presenza di extracomunitari, che è in una zona particolare, ma non ne pensiamo di fare solo una questione di zona, vogliamo proprio farne un luogo cittadino dove si costruiscono anche i nuovi cittadini milanesi. Grazie mille, buona Civil Week. Grazie anche a voi.